Quando inizio un percorso legato al sonno accanto a una famiglia, mi accerto sempre che alcune difficoltà legate al sonno del bambino, ai suoi risvegli, al suo approccio al sonno stesso, non abbiano una matrice, una causa organica, corporea. Tutti aspetti che devono essere indagati tramite un confronto con il pediatra e con l'osteopata. Matteo, in che modo l'osteopatia può supportare il benessere familiare anche legato al sonno infantile? Allora, grazie Marika della parola e della domanda. Di sicuro potrei rimanere qua un'ora a parlarne e soprattutto poi dare delle soluzioni più pratiche nei vari contesti, ma per riassumere quelli che sono, come dire, i principali motivi di consultazione osteopatica per problemi del sonno, ma comunque irritabilità del bambino, potrei dire che ci sono tre principali motivi per cui un osteopata può veramente essere di aiuto nel ritmo sonno-veglia, ma in generale per il benessere e l'irritabilità del bambino. Questi sono tre e sono in primo luogo, in ordine cronologico, delle possibili, come dire, contratture muscolari e rigidità articolari che il bambino può presentare e che lo rendono più irritabile. Mi spiego meglio. Ovviamente il neonato, a causa di una malposizione intrauterina, quindi quando rimane un pochettino magari schiacciato nella pancia della mamma, o di un parto più o meno difficoltoso, può sviluppare e avere queste contratture, rigidità articolari che in primo luogo possono dare delle difficoltà magari nella suzione del neonato, nel posizionamento del collo, vedasi problemi nell'allattamento e torcicollo miogeno. Ma d'altro canto possono anche dare poi fastidio al neonato stesso, con magari il bambino si inarca e fatica a dormire in posizione supina, dorme solo sul fianco o dorme solo quando viene preso in braccio, perché quando viene sdraiato supino invece gli dà proprio fastidio magari la muscolatura posteriore della schiena e del collo. Questa, in ordine cronologico, è una di quelle principali cause. Ovviamente l'osteopata pediatrico ha il compito di andare a decontrarre la muscolatura, migliorarne la mobilità articolare per far sì che in primis ovviamente il bambino si posizioni e abbia la possibilità di svilupparsi da un punto di vista posturale in maniera ottimale. D'altro canto, migliorando il benessere muscolo-scheletrico, migliorare anche poi quello che è la risposta e il ritmo sonno-veglia. In questo modo collaboriamo spesso, ad esempio, noi osteopati pediatrici con consulenti del sonno come Marika. Il secondo motivo, e qua apriamo un altro vaso di Pandora, forse ancora più del primo, sono tutti i disturbi gastrointestinali del neonato, dove per disturbi gastrointestinali parliamo delle famosissime colichette gassose del neonato, termine che a me non fa impazzire chiamare, ma per intenderci mal di pancia del bambino, e il reflusso. Rimaniamo nel reflusso fisiologico, dove il bambino comunque cresce, non ci sono particolari problemi patologici. Però di sicuro anche in questi ambiti, dove il bambino ha una digestione più difficoltosa, l'addome è molto teso e via dicendo, questi fattori, questi disturbi organici intestinali creano irritabilità nel bambino. E ovviamente quando è allattato al seno o quando deve dormire o quando dorme stesso, il bambino inizia ad aver fastidio ed è molto più difficile entrare in un corretto ritmo sonno-veglia. In questo caso l'osteopata, insieme al pediatra, ma insieme ad esempio anche al nutrizionista, perché c'è tutta la parte di alimentazione materna se la mamma allatta il seno, le tensioni gastrointestinali del bambino, determinate accortezze sul posizionamento del bambino prima, durante e post la poppata stessa, sono fondamentali per andare a risolvere o migliorare il più possibile questi disturbi gastrointestinali e far sì che il bambino, una volta che abbia un transito corretto e un benessere intestinale, gastrointestinale migliore, abbia anche un sonno migliore di conseguenza. L'ultimo, il terzo punto. Avevamo detto anche il terzo? Sì, sì, sì. Il terzo, che non è, come dire, tra i tre, è proprio il terzo, in ordine cronologico, ma anche di importanza, ma last but not least, come si dice in inglese, la parte di attività e esercizio del neonato. Cosa intendiamo per attività ed esercizio del neonato? Non va a correre un bambino di 2 mesi, non ancora, che io sappia. Però questa è una cosa molto importante, quella che stai dicendo, perché quando si parla di abitudini e attività quotidiane, da mamma lo capisco, dico, ma cosa faccio fare a un neonato? No, c'è un aspetto importante che ci stai per dire. Assolutamente, hai ragione.
Perché? Perché molto spesso si pensa al neonato come un batuffolino che deve essere tenuto in braccio perennemente o nella sdraietta e via dicendo, ma no, pay attention. Il tummy time, ovvero il tempo sulla pancia letteralmente in inglese, è la chiave di volta nello sviluppo motorio, cioè il bambino messo a pancia in giù, bene con le braccine sotto, prima sul petto, poi sul fasciatoio e poi dal secondo, terzo mese sul tappetone, è fondamentale non solo per un corretto sviluppo motorio, perché migliorerà la muscolatura del collo, della schiena, delle braccia e gradualmente lo aiuterà a raggiungere tutte le tappe motorie successive, ma essendo una vera e propria attività fisica in associazione alla posizione supina, come ovviamente l'altro lato della medaglia, stanca il bambino in senso positivo. È come quando noi ci facciamo una bella corsetta, wow, arriviamo a casa, un bel pranzetto, un pranzetto no perché sennò ci facciamo la siesta pomeridiana, ma arriviamo a casa la sera, facciamo una bella cenetta light e poi si dorme in maniera più godereccia, ce la godiamo maggiormente. L'appagamento. Sì. Lo stesso vale per il neonato e questo tummy time deve essere proposto più volte durante la giornata quando il bambino è sveglio e supervisionato dal genitore in maniera divertente e interazionale tra genitore e bambino stesso. Ovviamente dopo aver fatto tummy time il bambino spesso ha sete, quindi magari deve essere allattato al seno e magari anche se allatta al seno poi entriamo nell'ambito, ma il mio bambino si è addormentato solo allattato al seno, esatto. E poi entriamo nella parte di consulente del sonno, vi dicevo, ma non andiamo a toccare argomenti che abbiamo trattato in qualche tuo video, quindi sì. Vi invito a guardare invece quelli di Marika stessa sempre in questo canale. E che dire? Beh, sei stato più esaustivo di così, non si può, credo. Beh, in queste tempistiche ho dato il mio meglio. Hai dato una linea guida molto importante alle famiglie, quindi perfetto, grazie. Grazie a te Marika, è stato un piacere. Io vi ricordo come sempre, se volete approfondire maggiormente tutta la parte di igiene del sonno, trovate il videocorso di Marika stessa, consulente professionale del sonno, che si chiama Sogni d'oro, notti tranquille, nel sito che vi lasciamo in descrizione. Se volete invece approfondire maggiormente tutta la parte di colichette e reflusso, come migliorarli, trovate anche esso un videocorso apposito, o sulla parte di sviluppo motorio. Stiamo cercando di dare informazioni sempre più approfondite ovviamente rispetto a quello che può essere un semplice, oddio, in un video YouTube bello corposo. E che dire, grazie mille di essere stati con noi. Se vi fa piacere, se vi è piaciuto il video, lasciate un like al video stesso, iscrivetevi al canale e se volete attivate la campanella per rimanere aggiornati sui successivi. Vi auguriamo un'ottima giornata e ci vediamo nel prossimo video.